qualche altro calciatore come Rocchi, Dossena, insomma, dovevi smontare mezza squadra. Ritengo che anche per un fatto, una questione economica, sia stata operata la scelta migliore. Ciò non toglie che anche oggi, volendo, con qualche accorgimento, in caso di necessità, potevi cambiare pelle tattiche e passare a quattro. Chiedo a Mimmo Rossi e Peppino Iaverone se hanno domande per Marco Ingi. Ma innanzitutto un consiglio a Marco Ingino: se fa freddo, mettiti la coppola che hai tolto qualche Vabbè, istante però fa. per rispetto dei nostri telespettatori, però sono voi Io sto al preferite, calduccio di casa, io sto al calduccio di casa, quindi posso non tenere la coppola. Seconda cosa, seriamente, questa squadra, alla luce soprattutto di questi 15 giorni di stop e la ripresa, secondo te, ci sono problemi, sotto l'aspetto della tenuta fisica, dell'Avellino, o sono carichi di lavoro che, sono stati fatti nel corso di questa settimana e quindi hanno portato naturalmente a un certo fiatone, in alcuni giocatori? in alcuni giocatori è vero, per esempio ho visto Silvestri in difficoltà, già l'ho detto, ma ho visto anche Tito, non era lo stesso. Oggi Tito aveva di fronte un fantasista travestito da terzino, che era Ferreira. Ebbene, non è riuscito quasi mai a puntare l'avversario, non a caso è uscito dopo un'oretta. Carriero e Baraje ci sta perché non giocavano da 6 mesi, qualche altro come Ciancio pure appesantito. Diversamente, ho visto qualche giovane come Adamo che secondo me si è presentato benissimo. Al di là, ecco, di qualche errore che ci sta di gioventù, qualche egoismo di troppo, come pure in Bernardotto, però fisicamente hanno dato quello che dovevano. E poi c'è qualche elemento, per esempio come Fella, che secondo me potrebbe e dovrebbe dare di più. Peppino, domande per Marco? No, l'unica domanda che non è legata sicuramente alla partita, ma all'andamento del campionato, secondo, chiedo a Marco, ma chiedo anche a voi che sicuramente seguite meglio di me il calcio dell'Avellino, l'Avellino punta al primo posto ad inseguire, che è una missione impossibile, anche se 2 anni fa con l'Anusei fummo costretti a fare questo, o deve puntare ai playoff e quindi magari anche 2 punti persi, 1 punto perso in una partita possono non essere fondamentali. Magari Guarda, l'allenatore può costruire la qualcosa di serie, sì, diverso Peppino, puntando ai playoff. ho capito. Guarda, il discorso del primato, io lo escluderei. La Lega Pro, soprattutto Bari e Ternana, non sono il Lanusei, con tutto il rispetto, non siamo in Serie D dove alla fine giochi due, tre vere partite, il resto è contorno. Però il terzo posto ci puoi puntare perché oggi c'è un assembramento di 5 squadre. Sicuramente dobbiamo vedere anche il Palermo come verrà fuori nel girone di ritorno. Dobbiamo vedere il Catania, l'effetto Tacopina. Dobbiamo vedere il Catanzaro, lo stesso Teramo, che cosa ne esce. Però oggi l'ho visto un po' remissivo il Teramo rispetto al Teramo di 2 mesi fa, è un lontano parente. 2 mesi fa il Teramo imponeva il suo gioco, oggi spesso l'ha subito, ha coperto benissimo il campo, ma non è la squadra brillante di 2 mesi fa che faceva abbastanza paura anche a Ternana e Bari. Quindi io penso che il terzo posto possa essere un obiettivo fattibile. Sai, quando vai al terzo posto e rientri nella zona playoff già da quarti di finale, insomma, te la puoi giocare. Non è detto che in Serie B Braglia Docet con il Cosenza debba salire per forza la seconda. Certo, però devi avere un organico, insomma, in grado di poter competere con queste squadre. È un po' il punto interrogativo, se vogliamo, perché si sta intervenendo, però è chiaro che ci sono ancora dei problemi, non so se legati alla condizione fisica oppure ad altro, però insomma, non mi sembra che l'organico in questo momento sia all'altezza degli altri. Non so qual è il Ma vostro parere. guarda,
Comunque, se mi posso permettere di qua, dico che la classifica in ogni caso dice che siamo ancora lì, siamo nel gruppone. Non siamo migliori, non siamo peggiori degli altri, secondo me. Poi non so Peppino e Mimmo cosa ne pensano. Mimmo voleva fare una domanda. No, io volevo aggiungere... Esatto, no, io volevo aggiungere semplicemente una constatazione. Come ben si sa, dopo le vacanze natalizie si ritorna a scuola e non sempre tutti i compiti sono stati fatti. Credo che questa partita di oggi è la partita del ritorno, dove magari forse qualcuno ha mangiato troppo, qualcuno ha giocato un pochettino di più, quindi è una partita da prendere in una certa considerazione. Sicuramente avrà dato degli spunti importanti all'allenatore, allo staff tecnico, dove poter operare e lavorare in attesa delle prossime, dei prossimi incontri. Quindi è stato un banco di prova quello di oggi, importante per il fatto semplicemente che l'Avellino sia riuscita contro una diretta concorrente alla terza posizione in classifica a portare a casa un punto fondamentale. E Peppino, che nella città del panettone vedo che sorride, insomma, questo panettone a volte è piuttosto pesante, sarà anche buono, però bisogna smaltirlo poi per la ripresa del campionato. No, credo che l'analisi di Mimmo sia un'analisi puntuale, e credo che ora è tutto in mano all'Avellino. L'Avellino ha la possibilità di fare un buon, un grande girone di ritorno. Bisogna lavorare, penso che il lavoro sia la cosa che può portare i frutti. Un pizzico di fortuna ci vuole sempre, abbiamo avuto degli infortuni, all'inizio noi abbiamo avuto gli infortuni dei portieri che ci hanno condizionato una parte del girone di andata. Quindi per vincere un campionato ci vuole anche un pizzico di fortuna, abbiamo tanta esperienza in merito sia nel basket che nel calcio degli anni passati. Dico la mia, l'ultima cosa che vorrei dire, speriamo, perché io ho una mia idea, che ad Avellino si rifarà almeno il manto erboso dello stadio, perché ritengo che quello sia la causa principe degli infortuni da qui a qualche anno. Ricordiamo che il primo fu quello di Castaldo, penso che quell'infortunio di Castaldo in Serie B fece male all'Avellino, e da lì ce ne sono stati tanti. Beh, di problemi ce ne ha creati tanti questo sintetico, hai fatto bene a dirlo. Noi ci auguriamo che sia un passo importante da fare in tempi brevi, perché effettivamente ci sono dei problemi proprio legati ai tanti infortuni subiti da quando è stato realizzato, sia in Serie B, sia in Serie D, sia in Serie C. Insomma, abbiamo avuto davvero tanti, ma tanti incidenti che poi ci hanno privato a lungo di giocatori importanti, altri non si sono proprio inseriti nell'organico dell'Avellino perché si sono fatti male prima di iniziare. Devo congedare Marco Ingino perché non vorrei che diventasse un iceberg. E quindi lo saluto. Un'ultimissima considerazione, perché si parlava ovviamente di squadra competitiva o meno in questo momento. Noi dobbiamo colmare il gap con le altre. La mia analisi era più o meno incentrata su questo, cioè sul fatto che noi abbiamo avuto dei problemi con le dirette concorrenti, quindi abbiamo qualche lacuna in più e dobbiamo sicuramente eliminarla. Credi che adesso si possa lavorare con questo gruppo o ti aspetti qualche altra cosa? No, io mi aspetto ancora, anche se Braia ha detto che prenderemo soltanto un difensore, facendo intuire che magari arriva soltanto Ilianes, io non ci credo. Secondo me qualcosa arriverà ancora, ripeto, sulla corsia di destra io mi aspetto anche se fa il 3-5-2, così come da quella parte abbiamo un'alternativa a Tito che è Baraje, mi aspetto un'alternativa a Ciancio, fermo considerando che Adamo, ripeto, oggi non mi è dispiaciuto, però io un altro esperto lo metterei nel gruppo. Poi davanti c'è questo enigma, perché abbiamo quattro attaccanti, Bernardotto pure oggi è croce delizia, perché nel primo tempo ha dilapidato un'azione d'oro, non so dalle immagini
di Leven, se avete avuto modo di vedere, ma quando è partito verso la fine del primo tempo aveva Fella liberissimo. Lui testardamente ha cercato di portare avanti la palla e ce l'ha anche riuscito. C'è stato poi Diakité che gli è rinvenuto da dietro. Però là è un errore perché tu devi andare in porta. Nella ripresa è riuscito a guadagnarsi il calcio di rigore, dà segnali a volte di grande vitalità. Però sono quattro attaccanti più o meno simili. A noi manca quello che supera l'avversario e si crea superiore numerica. Ma questo lo sottolineavamo con Sabino Giannattasio, proprio parlando di Bernardotto, abbiamo elogiato la sua prova, però abbiamo detto è un giocatore che sta sempre con la testa sul pallone e quindi non alza mai lo sguardo, e questo è un aspetto sul quale bisogna lavorare però, per migliorare, visto che è giovane. Però devi anche ragionare, sono d'accordo, però devi anche ragionare, Bernardotto è tuo, gli hai fatto un biennale, se non erro con un'opzione per il terzo anno, Santaniello pure tuo, ma ha oltre 30 anni, quindi dovendo scommettere su qualcuno, secondo me io scommetterei a questo punto su Bernardotto, sacrificherei Santaniello, che comunque non mi dispiace, ma per un calciatore diverso. Intanto l'Avellino, come vedete, sta abbandonando lo stadio Bonolis, e quindi insomma si chiude così questa prima uscita stagionale. Marco, noi ti salutiamo allora da... perché ti vedo bene, in molto infreddolito, ragazzi. Sì. No, salutaci Francesco Guarino, che sappiamo è contento. Lo devo ringraziare perché a differenza mia, lui è previdente, è venuto con un bel termos di tè, dopo partita ero congelato, è stato provvidenziale nel farmi riprendere. Adesso con un pareggio la strada sarà meno dura da affrontare. Certamente. Buona serata. Un abbraccio, buon ritorno a voi. Grazie. Buon ritorno. Salutiamo Marco Ingino, collegato con noi da Teramo. Più avanti avremo anche alcune interviste del dopogara. Si parlava di Bernardotto, croce e delizia, ha detto Marco Ingino, Peppino, insomma un giocatore che è un treno. Ricorda poi dalle movenze i classici giocatori di forza anche del passato, un Boniek, non so, insomma, con il dovuto rispetto chiaramente, vista la carriera che ha fatto Zibi, però insomma sono quei giocatori che difficilmente alzano lo sguardo. A me piace molto, come piacciono anche altri giocatori dell'Avellino, soprattutto Fella, che è un giocatore, un opportunista, un giocatore che ha un opportunità appunto, e azioni da giocatore di categoria superiore sicuramente. L'attacco credo che sia l'ultimo dei problemi dell'Avellino, anche se probabilmente a volte si pecca soprattutto nel realizzare. Ma non è facile segnare in Serie C, ripeto, probabilmente bisognerà fare qualcosa nell'atteggiamento delle partite. A volte abbiamo beccato dei gol per non aiutare il compagno o per qualche disattenzione, per qualche cosa lasciata non preparata bene, probabilmente, forse con dei compiti che sono stati disattesi dai calciatori. Ma l'attacco, sia con D'Angelo, con Fella, credo che siano tutti giocatori. Qualcuno di questo farà grandi cose, soprattutto quando migliorerà il clima e avremo campi, ma anche per una questione di temperatura. Stasera pioveva, faceva freddo a Teramo, quindi probabilmente appunto proprio per i panettoni era ancora pronto. Intanto la regia ci ha riproposto un'azione di Bernardotto, però credo che Marco si riferisse ad un'altra azione, perché questa era stata comunque fermata dall'arbitro, probabilmente per una posizione di fuorigioco, adesso non ricordo bene, però è un'altra azione dove è stato comunque recuperato e forse anche lì ha subito fallo, però avrebbe potuto scaricare su Fella prima. In attacco stiamo bene, Mimmo, insomma non abbiamo visto ancora il miglior maniero, però il problema credo che non sia lì, sei d'accordo?
il problema è mettere in condizioni le punte di poter fare le punte, quindi di giocare con la faccia alla porta e cercare la conclusione con estrema facilità. Abbiamo visto in una fase di questa stagione, soprattutto nelle prime partite, quelle casalinghe, abbiamo visto che i nostri attaccanti giocavano tutti quanti con le spalle alla porta, venivano risucchiati soprattutto a centrocampo, dove bisognava lavorare il pallone nel tentativo di trovare dei varchi e delle possibilità quindi di penetrazione nella difesa avversaria. Per quanto riguarda Bernardotto, 24 anni, difficilmente praticamente riuscirai, a meno che non ci sia grande impegno sia del ragazzo sia dell'allenatore, a cambiare determinate rozzette, tra virgolette, che questo calciatore si porta dietro, e magari tentando di fargli alzare un pochettino più la testa per guardare a destra e a sinistra chi gli può dare una mano, chi gli può fare da sponda. Purtroppo è così. Bernardotto è un ragazzo che è tutto cuore, grinta, tanta fisicità, però è normale che ci sono dei limiti a tutto questo. E dobbiamo sfruttare proprio la fisicità allora di Bernardotto, insomma mi sembra un'arma importante, anche se alla Lanusei faceva gol, ma tutti diranno era un'altra categoria. Abbiamo tanti messaggi, vado subito su YouTube. Giuseppe Bianco saluta Peppino Iaverone. Gerardo Nuzzolo scrive: squadra per modo di dire, devono andare via sia Braglia che Di Somma, sono gli artefici principali di questo scempio a vedersi, attaccanti inconcludenti, difesa scandalosa, il centrocampo non è da meno, salvo i soli Aloi, Ciancio e il portiere, questo lo dico ora, che non si è perso. Buona serata Gerardo, che però hai smontato tutto quello che abbiamo detto, perché abbiamo parlato bene dell'attacco, insomma abbiamo anche fatto qualche riferimento ai singoli, però su alcune cose condivido, insomma sulla tua analisi c'è ancora molto da lavorare. Speriamo che si possa migliorare con questo gruppo, perché poi non li possiamo cambiare tutti, si possono fare degli inserimenti e debbono essere degli inserimenti mirati. Dybala 28 scrive: buonasera, vi rendete conto che in A, B, C, D le squadre si fanno con un gran centrocampo, di cosa parliamo? E a centrocampo tutti abbiamo sperato in rinforzi importanti, speriamo che arrivi qualcosa, insomma, quell'uomo che possa mettere ordine, oppure che sia Enrico questo giocatore, non lo so, bisogna capire l'allenatore come intende anche far giocare questa squadra, perché con un 3-5-2 poi sarebbe un altro discorso, puoi sfruttare anche la fisicità. C'è una domanda che ci arriva da Like TV e ve la giro. Il Catanzaro è forte questa stagione? Secondo voi può raggiungere la promozione, Peppino e poi Mimmo? Beh, la promozione credo che sia quasi impossibile se non arrivi primo nel campionato di Serie C. I playoff sono in teoria difficilissimi, impossibili, quindi non penso che Catanzaro possa avere speranze di promozione. La squadra è una di quelle che ci ha messo più in difficoltà quest'anno, gioca molto bene, è una bella squadra, ma credo che possa avere le stesse chance di tutte le altre durante i playoff. Mimmo? No, sono d'accordo con Peppino perché è una squadra che è stata costruita, c'è stato il tempo per costruire poi questa squadra, a differenza dell'Avellino. Tu sei arrivato con molto ritardo, lo diciamo quasi ogni settimana quando ci incontriamo in questa trasmissione. La squadra è venuta fuori a settembre sostanzialmente. Agosto, settembre, fine agosto, inizio settembre. Il Catanzaro no, Catanzaro è una squadra che ha ottime individualità, è una squadra che potrà dire la sua sicuramente in fase di playoff, perché ritengo, a meno che non ci sia un tonfo clamoroso da parte della Ternana e dello stesso Bari, ma io ritengo che per la prima posizione il discorso è letteralmente chiuso.
Beh, sì, insomma, Ternana decisamente avanti rispetto alle altre, e poi c'è questo Bari che insegue. Per il resto, forse siamo tutte lì, compreso il Catanzaro, che però ad Avellino noi possiamo giudicare per questa partita. Mi ha fatto una buona impressione, soprattutto in Sì, mezzo al certo. campo, perché prima si parlava di centrocampo forte. Credo che il Catanzaro sia ben assortito nella zona nevralgica del campo. Vado a leggere altri messaggi. Gerardo Nuzzolo scrive: il difensore più scandaloso mai visto, Silvestri. Dante Rubinaccio: pareggio da non buttare, ma partita bruttina. Bernardotto è un toro, ma accanto a lui il nulla. Silvestri oggi mi faceva venire i brividi quando toccava palla, da panchinare per un po'. Manca un giocatore che fa da collante tra centrocampo e attacco. Può esserlo Carriero? Altra domanda, quindi la giro a voi. Tecnica, Carriero può essere questo collante in mezzo al campo tra soprattutto centrocampo e attacco? Ma tieni conto che Anche c'hai se per ancora. caratteristiche, insomma, forse è un po' più difficile inquadrarlo in questo ruolo, però è un giocatore comunque di qualità. Punto di partenza, intanto, vediamo la grafica perché non l'abbiamo commentata all'inizio. Insomma, questo pareggio è un punto di partenza. Ben visto così dal nostro Alessio Bonazzi. Mimmo Rossi. Carriero non credo che possa fare da collante, da trade union tra difesa e attacco. Non dimentichiamo che abbiamo un calciatore ancora fermo ai box in infermeria. Parlo di Francesco, molto criticato ad inizio di stagione perché si pensava che dovesse essere lui il play della situazione, e invece poi abbiamo visto quanto è venuto a mancare il suo apporto a centrocampo. E teniamo questo Enrico, che fino ad oggi ha giocato davvero pochi minuti, e quindi dobbiamo tutti quanti lo dobbiamo scoprire, individuare soprattutto la posizione che gli vorrà trovare in campo l'allenatore Braglia. Quindi c'è molta carne sul fuoco, bisogna capire quello che riusciamo a bruciare e quello che riusciamo a rendere commestibile. Peppino Carriero. No, sono d'accordo con Mimmo, sicuramente non credo che sia il giocatore che possa cambiare le sorti, almeno per la domanda che ci hai posto. Sto leggendo anche i messaggi sottomanche che vanno in onda e leggo di alcuni tifosi che parlano di queste variazioni di modulo frequenti, perciò dico, noi dobbiamo capire. Questo chiederei a Braglia: qual è il suo obiettivo? Se ha un obiettivo immediato sulla partita o un obiettivo che possa andare anche oltre l'anno, visto che ormai ho capito che è un campionato dove il primo posto al 90% sarà già assegnato, le altre società, soprattutto quelle che hanno voglia di costruire, possono fare qualcosa e devono fare qualcosa, C'è altrimenti un l'anno altro anno prossimo di tu dovresti, transizione, quindi di ma l'altra organizzazione. volta la squadra è stata costruita in fretta. Noi dobbiamo evitare questa cosa, anche se io avendo il ricordo della pallacanestro, mi ricordo, venivano costruite queste squadre l'ultimo giorno e poi abbiamo fatto negli ultimi anni dei grandi campionati dove avremmo anche potuto vincere qualcosa. Però certo, la programmazione è fondamentale. Allora, cerchiamo di capire, quest'anno ce lo bruciamo, logicamente giochi tutto nei playoff, incrociando le dita, noi siamo squadra e popolo da playoff sicuramente, non come altre società che hanno tentato per anni, per decenni di vincere dei campionati e dei playoff e non ci sono mai riusciti. Logicamente dico che se ci fosse anche una sola possibilità, cercheremo fino in fondo quella possibilità, però probabilmente a questo punto conviene programmare, cambiare modulo, cambiare giocatori, poi i moduli si cambiano. Quando gioca Maniero c'è un Avellino, quindi ritengo che dobbiamo anche sperare in un ritorno immediato più veloce possibile di Maniero, anche se non per 90 minuti, ma è un giocatore che ti può cambiare una partita come eravamo abituati negli ultimi anni, l'ultimo anno con Castaldo, entrava dalla panchina e ti poteva cambiare la partita, anche solo per Sì, ma mantenere tieni il conto, risultato di.
Mimmo. No, io volevo aggiungere una cosa. Tieni conto, Peppino, che fondamentalmente con le 5 sostituzioni che vai a fare in ogni partita, 3 dei 4 attaccanti che hai a tua disposizione, ruoteranno, sul rettangolo di gioco, ragion per cui, gli attaccanti, alla bisogna tu riesci a mettere in campo un calciatore, per quel determinato momento, che ti può servire, che ti Certo. può, risolvere magari la partita. Non so se sono stato, Ma chiaro nell'esposizione. sicuramente il reparto avanzato, quando noi abbiamo parlato del reparto avanzato, che era quello che ci dava meno problemi, era anche legato proprio alla panchina. Cioè, quando vai a sostituire un attaccante, sai dove l'allenatore sa cosa fare. Probabilmente per gli altri reparti la panchina è un po' più corta. Allora, io Intanto non vorrei sento capire. più gli amici collegati, non so se c'è un problema con il ritorno qui in studio, adesso sistemiamo tutte le cose che possono accadere chiaramente quando si è in diretta e vado a leggere anche qualche altro messaggio perché è stato fatto un discorso che ha una sua logica perché naturalmente anche la società punta molto su giocatori di proprietà, evidentemente si vuole costruire qualcosa per il futuro, ma l'investimento è un investimento importante che difficilmente lo puoi considerare per una stagione di transizione o di programmazione, insomma, lo devi comunque considerare un investimento per puntare a un obiettivo che può essere i playoff o qualcosa in più, ma comunque un investimento che va ben oltre i 5 milioni di cui si era parlato qualche mese fa. Quindi è una società che si sta impegnando e ovviamente salgono, aumentano le aspettative. Leggo qualche messaggio ancora perché sono tanti. Paolo Villaricca dalla Germania, Silvestri, il peggiore in campo, oggi dito puntato contro questo ragazzo che ha anche disputato delle buone partite. Dobbiamo però sottolineare che nel finale comunque Silvestri qualcosa di buono lo ha fatto, non so se per meritarsi il 6 o comunque da sentare la sufficienza, fate voi, perché vedo che siete molto severi nei giudizi e per carità, insomma, tutte le opinioni vanno rispettate. Ivan Garofalo, buon punto. Arrivano pochissime palle giocabili alle punte per essere pericolosi, manca qualità a centrocampo, speriamo in Enrico, serve gente di qualità, quindi si insiste su questo discorso. Alfonso Basso, l'Avellino attuale, va letto nel cambio Bernardotto Enrico. Adesso abbiamo sistemato l'audio, insomma, i nostri tecnici sono attentissimi come sempre e pronti. Tutto ok, mi dicono. E allora, Bernardotto Enrico, quindi cosa ci fa capire questo cambio? Peppino Iaverone. Ah, non lo so, non lo so, però diciamo che è stata una carta giocata nel finale per cambiare qualcosa, probabilmente per togliere dal campo Bertotto, che ha fatto una buona partita, per far assaggiare di nuovo il campo anche ad Enrico. No, non penso che sia un cambio normale di partita quando uno si gioca a carta. L'unica cosa è che noi dopo un cambio abbiamo rischiato di prendere il gol. C'è stata quell'azione bloccata sul fuorigioco, che era appunto venuta dopo un cambio. Quindi anche sui cambi bisogna fare attenzione, perché a volte il giocatore che entra, i compagni non trovano più i riferimenti corretti. Come dicevamo prima, forse tu prima non hai sentito quando parlavamo con Mimmo, che la squadra, diciamo, l'allenatore non ha problemi quando deve cambiare qualche attaccante, perché ha una panchina lunga di attaccanti, un po' meno tra centrocampo e difesa. Quindi proprio sull'attacco probabilmente può avere ampia scelta mister Braga.
E oggi non c'era l'alternativa però a Bernardotto perché era già entrato Santaniello in luogo di Fella. Noi dobbiamo andare in pubblicità, poi avremo le prime interviste. Non so se Peppino ci deve lasciare, mi hanno detto che ci deve salutare, però gli chiedo se può rimanere con noi o deve andare via per forza. No, vabbè, se detta un Io altro, ti forzo, io provo a forzare, anche perché vorrei chiederti qualcosa pure sulla pallacanestro, visto che domani c'è il derby, no? So che tu sei abituato a ben altro, però adesso dobbiamo guardare alla situazione No, attuale. noi di Avellino siamo abituati all'Avellino, quindi ogni serie C è la stessa cosa per noi. Benissimo, era la risposta che mi aspettavo da un grande uomo di sport. A tra poco, ci fermiamo per una breve pausa, poi le interviste e ancora commenti. Soddisfare un bisogno essenziale, quello della sicurezza. Da qui nascono le assicurazioni, organizzazioni fatte di uomini che ogni giorno si impegnano per garantire la protezione di persone e beni. Ad Avellino, Giovanni Amodeo lo fa dal 1985. Io lo faccio da 35 anni. Tendenza. Fantasia. Eleganza, colore, sfumature, luminosità, arte, innovazione, professionalità. We are parrucchieri. We Are Parrucchieri, gli stilisti del capello che ti leggono nell'anima. Idraulica Cipolletta, nel fornito punto vendita di Via Generale Cascino, propone i migliori prodotti termoidraulici e le ultime novità del settore. Raccorderie idrauliche, collettori, accessori idraulici, canne fumarie, caldaie, tubazioni. Idraulica Cipolletta progetta il miglior sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante adatto alle esigenze di ogni abitazione. Lo staff altamente specializzato analizza anche le reali esigenze climatiche degli ambienti per consigliare i migliori marchi di condizionatori. Daikin, Mitsubishi, Samsung. Idraulica Cipolletta propone soluzioni per completare la sala da bagno con docce, box e cabine doccia, piatti doccia, colonne e complementi di arredo e una vasta scelta di sanitari e rubinetteria. Idraulica Cipolletta, in via Generale Cascino, ad Avellino. Nova rigenerazione. L'alternativa economica e leale al prodotto originale. Una vasta gamma di cartucce originali e compatibili per stampanti, fax, fotocopiatrici, nastri, toner, inkjet. Rigenera, ricarica e riusa. Scegli Nova rigenerazione per i tuoi biglietti da visita, intestazioni su carta, buste e cartelle, per la personalizzazione e riproduzione del tuo logo su gadget. La qualità non si clona. Nova rigenerazione, via Tagliamento 36, Avellino. Regalare un sorriso non costa nulla, ma regalare un'emozione vale tanto.
APS Smile Animation è la soluzione più semplice che hai per trasmettere gioia ai bambini con palloncini, spettacoli dal vivo e le esilaranti performance del pagliaccetto Pippo. Quando tutto tornerà alla normalità, fatti contagiare dall'allegria di chi renderà indimenticabile la tua festa privata o la tua manifestazione di piazza. APS Smile Animation è la medicina giusta per tornare a sorridere, anche in un reparto di ospedale. Ricorda, regalare un sorriso non costa nulla, ma regalare un'emozione vale tanto. Per info e prenotazioni 345 46 77 652. Seconda parte del nostro speciale dopo gara al Bonolis, terminata 1-1 tra Teramo ed Avellino, punto di partenza. La nostra grafica inquadra così questo pareggio, primo del 2021. E a proposito, abbiamo soltanto visto le grafiche, ricordiamo che oggi oltre alla partita dell'Avellino si è giocata anche Cavese-Palermo, terminata con la vittoria di Rosanero 1-0, quindi Palermo che sale in classifica e vediamola la classifica della Serie C con la Ternana al comando con 40 punti, Bari 34, Avellino e Teramo 28, 27 punti per Catanzaro, Catania e Foggia, Turris 25, Palermo 24, Juve Stabia 22, Vibonese e Virtus Francavilla 19, Monopoli 16, 15 punti per la Viterbese, 13 per Bisceglie e Potenza, 12 punti per Paganese e Casertana, 8 per la Cavese. Altre partite in programma domani, le avete già viste in grafica, sono Casertana, Catania, Bari, Turris, Catanzaro, Viterbese, Potenza, Paganese, Vibonese, Bisceglie, Ternana, Monopoli, Foggia, Juve Stabia, Riposa, la Virtus Francavilla. Vediamo anche il prossimo turno con l'Avellino che giocherà ancora di sabato contro la Cavese al Partenio e sempre sabato giocheranno Turris e Vibonese. Altre partite in programma domenica 17 sono Palermo, Virtus Francavilla, Monopoli Catanzaro, Catania Foggia, Juve Stabia, Ternana, Paganese Casertana, Bisceglie, Viterbese Teramo, Bisceglie Bari invece si giocherà il derby lunedì, domenica, un po' di confusione, ma si giocherà domenica anche questa partita, non ci sono posticipi invece per questa giornata, mentre ricordiamolo che il posticipo è previsto per questa giornata, invece si giocherà lunedì Foggia, Juve Stabia. Stavo leggendo anche dei commenti. Questa è una serie contemporaneamente. Dicevi Peppino? Vedendo sta classifica, questa è una serie B. Almeno una B2, non è proprio una serie, non è una serie C. Almeno una metà delle squadre di questa serie C è una serie B. Se noi consideriamo che nell'attuale serie B, ma non solo quella di quest'anno, anche quella degli ultimi anni, fanno a gara per non salire in serie A, perché ci sono squadre che magari non hanno lo stadio, non hanno la struttura, non hanno i mezzi, noi purtroppo quando abbiamo lottato per andare in serie A tenevamo mezza serie A in serie B, non lo so, avremmo dovuto fare la serie B in questi ultimi due anni probabilmente, perché a vedere la classifica, scusami se ti ho interrotto, vedere tutte quelle squadre, e questa è la serie B, non è una serie C, quindi il compito che ha l'Avellino è un compito che hanno anche il Catania, il Foggia, il Palermo, la Juve Stabia, lo stesso Catanzaro che come dicevamo ha una buona squadra, e poi c'è il Bari, e poi c'è il Teramo, e poi c'è la Ternana, quindi non è che la stessa Casertana, che comunque alterna campionati buoni a campionati meno buoni, se noi andiamo a vedere l'elenco delle squadre di Serie B, fanno a gara per non andare in Serie A. È vero, perché è una Serie B abbastanza scadente, se vogliamo, non me ne vogliano insomma le squadre, però rispetto a qualche anno fa
probabilmente l'Avellino dei primi anni, che poi è arrivato anche ai playoff sfiorando la finale con quella famosa traversa di Castaldo, avrebbe potuto dire la sua tranquillamente nella Serie B attuale. Leggo dei messaggi, perché ovviamente si insiste sulla difesa ma anche su alcuni giocatori che oggi non hanno disputato una buona partita. Antonio Forgione scrive: Miceli ancora titolare, Rocchi in procinto di essere ceduto ancora titolare, Fella spento e senza grinta ancora titolare, ma di somma che sta combinando è in piena confusione. Non lo so, non credo che di somma sia in piena confusione. Ovviamente il mercato di gennaio non è facile, considerando anche la situazione attuale dell'Avellino, perché chiaramente devi anche cedere, liberare qualche casella per inserirne altri oppure metterli fuori lissa, il che ovviamente per una società che ha fatto degli investimenti non è una cosa buona. Ci seguono molto dalla Germania, salutiamo Antonio Santaniello che ci saluta e quota come migliore Bernardotto. Luigi Franco Zarilli scrive: questa squadra sembra che scende in campo con la paura addosso, secondo me bisognerebbe lavorare sulla testa dei giocatori e questo dovrebbe farlo l'allenatore. Mauro Dognaco: mancano calciatori di qualità, organico sufficiente ma non oltre. E poi Angelo Lanzetta, che salutiamo, scrive: in questa società manca un dirigente addetto agli arbitri con gli attributi. Gli arbitri sono una componente importante, noi siamo stati un po' penalizzati, diciamo, quest'anno da alcune decisioni, anche oggi un arbitro abbastanza scarso e che ha combinato errori da una parte e dall'altra. Ricordiamo che c'è stato un arancione, se vogliamo, per Rocchi, ma altri episodi, anche l'episodio su Bernardotto a cui faceva riferimento Marco Ingino, secondo me è fallo perché il giocatore resta in possesso del pallone. Su quest'ultima considerazione che faceva Angelo Lanzetta, Mimmo Rossi. Ma non lo so, non conosco neppure l'addetto, il dirigente addetto all'arbitro, agli arbitri di questa stagione. Sicuramente sarà un giovane che si avvicina a ricoprire questo ruolo, quindi facciamogli fare le ossa. Capirà poi con il passare delle domeniche, capirà con il passare di un campionato cosa significa stare vicino a una terna arbitrale, mettersi a disposizione, riuscire a mediare e a dare la parola buona nel momento propizio. Intanto Emi Festa scrive: per me è un buon punto da premettere che giocavamo con una pariquota e per giunta fuori casa. Un saluto a te e agli opinionisti. Carlo Fischetti scrive: anche Ciancio ha giocato bene, in effetti eravamo in dubbio se inserirlo nella lista dei quattro o meno, insomma è un giocatore che sta crescendo di rendimento e quindi potrebbe tornare utile all'Avellino. Abbiamo pronto Piero Braglia, quindi andiamo a sentire le dichiarazioni del tecnico a fine gara su questo punto raccolto dai lupi al Bonolis di Teramo. Ma noi abbiamo fatto bene per un'ora e un quarto, poi gli ultimi 10-15 minuti dopo il pareggio ci siamo abbassati un po' troppo. Però la squadra dopo la sosta l'ho ritrovata bella tosta, bella decisa, dispiace per il gol preso, una serie di rimpalli, però ha fatto una buona prestazione, bisogna essere contenti. Ma qui si tratta, qui tutte le volte indicano uno o un altro, io credo che sia da sottolineare la prova della squadra, compreso Bernardotto, mi piace di più. Ma lì più che un errore è quando ti gira male, no? Noi su una punizione laterale che abbiamo liberato Fella dal limite dell'area ha preso la gamba di un avversario, da noi che Silvestri ha preso testa per l'altra, la palla è schizzata di là. Purtroppo sono episodi, nel calcio ci stanno, quello che mi è piaciuto è la reazione della squadra, la voglia di non perdere, la voglia di ribaltare il risultato e poi abbiamo fatto anche delle belle azioni e delle belle situazioni. Dobbiamo guardare avanti, venivamo da una sosta e ora ci aspetta sabato una partita difficile con la Cavezza. Allora, avete sentito Braglia, vostre impressioni sulle dichiarazioni, Peppino?
subito negli ultimi 20 minuti il Teramo, perché il Teramo è venuto fuori solo in quel momento, visto che era, aveva assaporato il gusto della vittoria. E poi l'Avellino nella prima parte del secondo tempo ha cercato il gol e lo ha trovato, ripeto, con il rigore è stato causato anche da una bella azione corale della squadra, molto bella, e anche per questo che io sono comunque molto fiducioso sul futuro e sul proseguo del campionato. A noi poi, diciamo, la parte più bella del campionato, anche se abbiamo avuto diverse pause, partite non giocate, l'abbiamo fatta proprio all'inizio di girone di andata, probabilmente dovremmo approfittare anche di questo inizio di girone di ritorno, anche se le partite si alterneranno diversamente probabilmente. Mimmo, sei sempre in sintonia con Braglia? No, questa volta no, perché nel primo tempo, e lo dicevo proprio ad inizio di trasmissione, l'approccio all'incontro non mi è piaciuto dell'Avellino. Capisco che devono passare quei 5-10 minuti che devi studiare l'avversario, ma poi quando hai visto che la formazione di casa, il Teramo, non riusciva a sfondare, beh, a quel punto dovevi prendere tu in mano il pallino del gioco e provare a fare qualcosa. Invece è venuto fuori questo gol estremamente fortunato della squadra del Teramo, perché su un nostro rinvio il pallone, se non sbaglio, è finito sul volto di un avversario, il rimpallo, c'è stato questo tiro da lontano e la palla che si è intaccata. Quindi ci può stare la sfortuna sotto questo aspetto. L'Avellino ha reagito però sul secondo tempo, e invece avrebbe dovuto reagire subito dopo il gol subito. Allora, abbiamo tantissimi messaggi, però è già pronto Braglia per la seconda parte delle sue dichiarazioni, la sua mini conferenza stampa, quindi andiamo a sentire l'allenatore dei Lupi. Sì, no, io ho visto, ora poi la vedremo in settimana, da quando è arrivato Campilongo, bisogna vedere il modulo con cui hanno giocato, però sono rientrati giocatori importanti come il Germinale, Russotto e altri che stanno giocando, sono pericolosi, perciò bisogna stare attenti e fare un'altra grande partita. Baraglia secondo me è entrato, ancora non sta bene, però bisogna anche fargli sentire la fiducia dell'allenatore, della società. Carriero bene, perché è entrato col piglio giusto, è veloce, ci può dare una mano. Baraglia lo farà lo stesso quando starà meglio, oggi ha fatto più fatica, anche perché poi non l'aiutavano perché lo facevano uscire alto e lui faceva fatica poi a rientrare. È normale, un ragazzo che è 6 mesi, che ha giocato pochissimo, poi gli ultimi giorni non si era più allenato a Salerno. Dobbiamo lavorare e piano piano faremo le cose che dobbiamo fare. Dunque, ha parlato degli ultimi arrivati, ma anche del prossimo avversario dei Lupi, la Cavese, che è ultima in classifica, affidata alle cure di Sasà Campilongo, che è un ex. Non si fida il tecnico dei Lupi? C'è da fidarsi, Peppino, di questa Cavese? Mi sembra questa che sia una squadra che contro le squadre, diciamo quelle di bassa classifica, non ha mai avuto problemi. Facciamo i dovuti scongiuri, ma credo che sia così. Poi logicamente, come si dice ad Avellino, il pallone è rotondo, però credo che bisogna approfittare dell'ultimo posto del Cavese. Sicuramente Campilongo, però, Mimmo, darà ulteriori motivazioni a questa squadra, che ha visto leggermente meglio il tecnico dei Lupi. È chiaro che, insomma, per trovarsi lì in fondo alla classifica qualche problema ce l'ha. Ma questo sì, è fuori discussione, però chiaramente tu domenica devi andare, sabato devi andare in campo con la ferma intenzione di mettere subito un paio di palloni dentro e chiuderla al primo tempo questa partita. Anche perché più passa il tempo, poi più cresce l'ansia e più rischi di commettere degli errori. E allora è giusto che mister Braglia tenga
sulla corda un po' tutti e dica che è una partita difficile e quindi dobbiamo affrontare la Cavese con la ferma decisione di mettere in cascina 3 punti sabato. Tra poco leggerò ancora i messaggi che sono tanti, davvero tanti, insomma farò il possibile per leggerli se non tutti, la maggior parte. Vorrei però fare un break sulla Scandone approfittando della presenza di Peppino Iaverone, ovviamente i ricordi sono tanti, quel grande canestro che ci regalò la promozione in Serie A, poi tante annate fantastiche, la regia come sempre pronta, vedi, ci riporta indietro a quel 25 maggio 2000, qual è il tuo pensiero rivedendo queste immagini? Guarda, io quando feci questa telecronaca ebbi un momento di difficoltà durante la telecronaca, c'è più di un minuto, senza parlare perché mi venne in blocco. Mi sta tornando perché è stata una cosa bellissima. Purtroppo l'abbiamo buttata, gettata al vento. Infatti a Carmine Cartello dicevo sempre, qua bisogna fare un'altra società, perché c'erano i timori che potesse capitare qualcosa. E infatti Carmine l'ha fatta questa società, fa la C-Gold, una bella squadra, anche quest'anno ha fatto una bella squadra. Speriamo che la Scandone possa continuare. Io mi ricordo Ciro Verillo una volta mi disse... la Scandone non morirà mai, io credo che sia così. Scusate. Ti emozioni sempre, questo ci fa capire insomma qual è la tua passione per il basket, per questa società, perché poi le tue lacrime anche durante quella partita erano lacrime vere, la sentivi come sentivi quella grande impresa un po' di tutti, un po' come il calcio, insomma un'impresa che era considerata di tutta questa comunità. Poi sono arrivati anche anni molto esaltanti, la vittoria della Coppa Italia, però forse viaggiavamo su una dimensione un po' lontana da questa città. Poi alla fine il conto è arrivato, è anche salato. Noi abbiamo fatto, mi sembra, 19 anni in A1, 3-4 anni in A2, quindi per una società che è tra le più antiche d'Italia, la Scandone del 48, se pensiamo che ci sono solo 3 società più antiche della Scandone in Italia, ancora vive, diciamo, di quelle che non sono fallite, che sono Varese, Cantù e Milano, poi il fallimento è toccato a tutte le altre, le Bolognesi, Pesaro, Treviso, tutte la Scandone. Ecco qua vediamo Gianluca Festa che faceva parte della questa è la promozione in A2. Parlava molto già allora, era uno che parlava tanto già allora. parlava già tanto anche all'epoca. No, questa è la promozione in A1, cioè ricordo male. Questa però questa era la festa che facemmo. No, questa era proprio ad Ancona, credo, quindi dopo la partita, perché fummo ospiti di un ex biancoverde che era Piero Cuore. Dicevo, la Scandone è una delle società più antiche d'Italia. Aver giocato 20 anni in Serie A era una cosa che impensabile per chi ha cominciato a vedere la Scandone come me dalla Serie B, C2, C1, B2, B1, però ci stava perché era una società costruita su basi solide. E pensare che abbiamo solo 12 anni di differenza con Milano è niente, perché Milano è del 36, la Scandone è del 48, e queste invece sono, credo, i festeggiamenti per chi era rimasto ad Avellino, i festeggiamenti della Coppa Italia vinta a Bologna. La Scandone può rinascere da se stessa se verrà accettato questo piano che hanno proposto, e che credo che sia anche una buona proposta. La Scandone potrà continuare a vivere come aveva previsto Ciro Verillo tanti anni fa. Quella di quest'anno è un'ottima squadra, mi dicono. Infatti ha perso una sola partita, purtroppo è partita con handicap, sempre legata a problematiche
economiche probabilmente, ma qualcuno spera anche che qualche punto sarà poi restituito dalla giustizia, e quindi già quest'anno potremmo avere un campionato diverso. Il campionato con tanti gironi, è stata fatta una serie di proprio per evitare che si potessero fare tante trasferte. Il nostro girone ha 8 squadre in totale, quindi l'anno scorso il titolo non è stato assegnato, i campionati di basket sono stati fermati subito, quest'anno si spera che non sia così, ma comunque sia il basket che il calcio sono sport che non hanno senso senza il pubblico. Quindi giochiamo, parliamo di calcio, parliamo di basket, ma è un'altra storia. Io devo dire che, insomma, come con Mimmo la Serie A dell'Avellino nel calcio, anche con Peppino, mi sono emozionato molto, non essendo io un assiduo della pallacanestro, però ho avuto un periodo in cui ho frequentato molto il palazzetto e devo dire anche, pur non essendo all'altezza, mi sono ritrovato da ragazzo a fare la telecronaca della promozione in B, meglio, appunto, meglio se non l'Amaro Lucano Matera, ricordo, c'era anche Vito Lepore in campo, Sì. C'era Mimmo Bellizzi in quella verità. C'era Mimmo Bellizzi che, se non sbaglio, andò anche a canestro, quindi insomma mi ritrovai lì, però non riuscivo ad avere quel trasporto che, insomma, tu hai avuto. Devo dire molto, molto evidente, insomma, che ci ha veramente portato con gioia a questi risultati. Complimenti ancora per la tua passione, per la tua professionalità, e vedo ancora queste lacrime qui sul monitor. Fra l'altro parlavi di Cohen, che abbiamo visto, credo, in B d'Eccellenza, se non ricordo male, sì. con l'allora Banca Popolare dell'Irpinia, correggimi se sbaglio. E sì, lo abbiamo visto nelle immagini, poi giocatori che sono rimasti legati, lui, di Terlizzi, altri, insomma. Sì, tanti giocatori, alcuni sono rimasti anche a vivere in città. Comunque Avellino ha avuto un patrimonio cestistico che non deve perdere. È un peccato. Ecco qua, per esempio, vediamo Sergio Mastroianni e Claudio Capone. Sergio è rimasto molto legato all'Avellino. Dietro c'è Michele Maggiore, che è un altro giocatore che è rimasto molto legato. Claudio Capone, ogni tanto ci sentiamo. Diciamo, quel tipo di società e quel tipo di gestione ha legato molto, logicamente, i cestisti italiani. Poi in A1 negli ultimi anni siamo arrivati ad avere squadre con quasi 10 decimi di stranieri, quindi la storia è un po' cambiata. Però anche tra gli stranieri abbiamo avuto dei giocatori, due in particolare, Marcus Green, che io riprenderei subito casomai non come giocatore, e lo stesso Linton Johnson, che continua a giocare da Avellino, ma nell'altra squadra, quella che fa la Serie C. E quindi, diciamo, c'è stato grande entusiasmo attorno a questa scaldone, che vive, ecco, vediamo anche Giulio Di Feo, tra all'epoca tra i tifosi, ma sicuramente avevamo seguito insieme la telecronaca di quella partita. Noi qua praticamente i tifosi erano tornati la mattina, perché con il bus era più lenta il ritorno ad Avellino. Noi ritornammo allo stesso orario e ci fermammo con i festeggiamenti. Questo è il giorno dopo che facevamo una trasmissione, abbiamo visto Menotti, abbiamo visto il dottore De Simone, che era il medico della squadra. Tutti ora ricorrono 20 anni da quella, sono l'anno scorso ricorsi 20 anni da quella promozione. C'era anche Revizza, lo sponsor. Assonnati ma felici, insomma, perché eravate stanchi, però eravate anche felici. Molti ti avrebbero chiesto: ma ce la fai la telecronaca di quell'ultimo canestro? Chi fu, Capone, se non ricordo male? O sbaglio e dico una sciocchezza? Sì, quella bomba fu la sua. Che era specializzato a queste bombe nel finale. Fu preso ad Avellino quasi a fine carriera, sembrava il più ragazzino di tutti. Ce la fai questa telecronaca, ci fai rivivere questo momento, questa bomba che regalò la promozione? Ruba palla Capone, tenta il tiro da tre e va dentro, e l'Avellino in Serie A.
L'Avellino in Serie A, l'Avellino in Serie A. Questa fu l'occasione. Poi ricordo che ci fu messo a disposizione il primo microfono senza fili e la TV in questa occasione ebbe anche il battesimo che, grazie a Menotti, cadde, prese la sua prima caduta questo microfono che dovevamo custodire gelosamente, ma la gioia fu incontenibile in quella notte. Questo fu un tiro impossibile di Claudio Capone, marcato ad uomo. Ecco, lui fosse stato l'inventore, perché poi la linea da tre punti si è allontanata da quel limite. Un Menotti impazzito proprio, abbiamo visto Menotti, insomma, impazzito di gioia che ti abbracciava e abbiamo visto pure il momento della caduta del microfono e soprattutto questa bomba che portò l'Avellino in Serie A. Tra poco sentiremo D'Angelo per chiudere l'argomento basket, però dobbiamo parlare di questo derby con Salerno, perché ci riporta all'attualità. Si gioca domani al Pallalongo alle ore 18. Sì, Salerno allestito da Pino Corvo, che era uno di quei giocatori che noi incontravamo in Serie B e ora è il direttore sportivo. Perciò vi dico, quando prima parlavamo tra Serie A e Serie B o Serie C, comunque per noi non cambia niente, perché avendo visto la scandone dalla Serie B fino alla Serie A, quindi va bene anche la Serie B. Sì, è un derby, però anche per quanto riguarda la scandone, purtroppo il tutto si gioca sia questi punti che potrebbero essere restituiti, questi punti di penalizzazione, ma soprattutto sulla transazione che è stata proposta proprio qualche settimana fa, perché se la Scandone non mette a posto i suoi conti non potrà mai più tornare nel mondo dei professionisti, perché è inibito l'accesso alla Serie A2, alla Serie A1, quindi dovrà prima aggiustare i conti e poi potrà tornare dove le compete. Sei molto emozionato ancora quando si parla di basket, la vivi proprio con estrema passione. È il dolore, perché in questo momento, certo, vederla così, insomma, dispiace a tutti. Ho fatto riposare Mimmo Rossi, perché a questo punto devo chiedere a lui di farci la radiocronaca di quel gol di Mario Piga. Non so se Mimmo è disponibile a farlo. Insomma, quel gol di Mario Piga. No, non te lo faccio, spero di fare qualche radiocronaca in futuro che ci possa portare magari dove ci eravamo lasciati. Le lacrime di Peppino sono le stesse lacrime che abbiamo versato a San Siro in quel pomeriggio caldo, afoso, dove l'Avellino salutò la Serie A. E fu una giornata brutta, bruttissima per noi, perché sapevamo che non salvandoci l'Avellino forse diventava definitivamente una X, come lo fu per alcuni mesi, fino a quando qualcuno non riuscì a mettere in piedi una società e a trovare l'iscrizione nel campionato di Serie B. Un'ultima cosa, parlavi di Menotti San Filippo. Menotti San Filippo, che è immortalato in molte sigle, nel momento proprio del massimo della euforia, chiedo scusa, ma c'ho il ritorno, mi ritorna praticamente tutto nelle cuffie. Menotti San Filippo è da paragonare alla gioia Ardelli dopo la rete segnata, il 2-0 messo a segno alla Germania in occasione del mondiale dell'82 di Spagna. Beh, perché effettivamente la gioia è quella, proprio si impazzisce in quei momenti e quindi fa venire sempre dei brividi rivedere queste immagini. Ma dobbiamo tornare all'attualità, che è diversa purtroppo anche per il calcio,
bisogna risalire la corrente, non è facile per tutto quello che è successo. Pian piano l'Avellino e la proprietà soprattutto stanno cercando di sistemare le cose. E uno dei giocatori più risolutivi di questa stagione è sicuramente Santo Sonny D'Angelo, a segno anche oggi su calcio di rigore. Non era facile battere questo portiere polacco, quindi ha dovuto angolare di molto la conclusione, ma è stato bravissimo Sonny D'Angelo. Ascoltiamo. Sì, fortunatamente è andata bene, ma il gol è una cosa in più, l'importante era ripartire, fare una grande prestazione, abbiamo fatto bene tutta la squadra, peccato non aver vinto, ci abbiamo provato fino alla fine. Sì, loro sono una squadra che abbiamo visto che hanno sempre fatto gol i primi minuti, il mister ce l'aveva anche detto, abbiamo avuto quella palla inattiva che siamo stati molto sfortunati perché l'abbiamo presa noi, la palla è rimasta lì, abbiamo subito gol, però siamo stati bravi a reagire. No, la palla me l'aspettavo perché Manolo le mette quei palloni lì, solo che sono stato, non lo so, forse un poco cattivo. Non ci voglio manco pensare. Una squadra tosta, come tutte le squadre che ci sono in questo girone. Ma noi ce lo giocheremo fino alla fine e cercheremo di vincere come cerchiamo di vincere tutte le gare. Questo Sonny D'Angelo a fine partita, ricordiamo, è stato l'uomo che ha trasformato il calcio di rigore dell'1-1. Qualche messaggio prima di tornare dai nostri amici. Sevedo al 71 scrive: terzi in classifica ma offusca la realtà, così come la propaganda mediatica. Siamo una squadretta, ma il campionato livellato verso il basso ci dà una grande mano. Questa squadra non rappresenta i lupi. È molto severo anche questo giudizio, però è la squadra che di fatto porta i nostri colori, quindi ragazzi cerchiamo di adeguarci a quello che passa il convento in questo momento, perché il futuro è ancora tutto da scrivere. È vero che le aspettative sono tante, perché siamo tifosi e vorremmo sempre di più, mentre viene recuperato proprio il ricordo di San Siro dalla nostra regia, attentissimo e puntuale, come ormai ho sprecato di tutto e di più nel elogiarla, tutto ho tirato fuori. Ragazzi, insomma, siete grandi e puntuali, molto attenti, e qui forse è il gol, sì, è il gol, forse è uno dei pochi segnato da questo giocatore che insomma fece iniziare male la partita di San Siro, e poi ci fu il pareggio di Gazzaneo. Ma leggo ancora qualche messaggio, perché Francesco De Lorenzo scrive: squadra velleitaria, priva della necessaria cattiveria agonistica, sarà l'ennesimo anno di transizione. Giuseppe Gaita: ciao a tutti, buon anno a tutti i lupi da Crema, e salutiamo anche gli amici che ci seguono da Crema. Se il Teramo è la squadra rivelazione, allora ce la giochiamo con tutti. Vi dico che Morello è da prendere, è veramente forte, quindi consiglio per gli acquisti. Dante Rubinaccio: Bernardotto lo ha descritto perfettamente, Braglia, se imparasse a passare più il pallone non giocherebbe in Serie C. Sull'azione alla fine del primo tempo, se avesse servito a Fella, la sfera era uno contro uno. Michele G scrive: l'unica cosa positiva è il pareggio, squadra irritante, Aloy potrebbe fare il mediano di Mischia nel rugby, ma non il regista a calcio, come ci viene a Braglia mettere Adamo a centrocampo. Ser Alphons: buonasera a tutti e buon anno nuovo. Anno nuovo, scrive, squadra vecchia, sempre Forza Lupi. Alphons da Milano, e quindi per lui non è cambiato nulla a giudicare insomma la prestazione dei lupi. Gerardo Nuzzolo: saluti a Mimmo Rossi, anche se spesso non condivido la sua analisi, ovviamente nel massimo rispetto, perché alla fine siamo tutti allenatori, però è indubbio che il mister spesso si contrasta da solo. Questi Avellino 1912: mi fa arrabbiare che l'anno scorso con una squadra messa 10.000 volte peggio giocava con più grinta e cattiveria ed era anche bella da vedere. Mauro Saolino: chi troppo vuole niente ha, 2 anni fa eravamo in D, quindi pazienza, e con D'Agostino vedremo delle belle cose. Fin qui su YouTube, vado anche su Facebook. Giuseppe Iermano scrive:
A me non piace Santaniello e Fella, a parte quei due gol, non mi pare quel giocatore forte, quindi io direi di rivedere anche il reparto offensivo se vogliamo disputare i playoff. Forza Lupi sempre. Abbiamo visto anche Vincenzo Romano, spesso si parla proprio in questo periodo del gol segnato al Milan nel 78-79 che fruttò contro la squadra che poi vinse lo scudetto, c'era anche Walter Alfredo Novellino in quel Milan di Nils Lidom, dicevo, fruttò una vittoria importante, la prima contro una grande dei Lupi con un partenio con oltre 40.000 spettatori, Mimmo Rossi, fu una domenica indimenticabile, questo possiamo dire senza dover andare a vedere se si giocava di sabato o di lunedì, perché si giocava sempre di domenica, che bello dire la domenica ero lì a vedere quel la campionato... In quel campionato abbiamo giocato una sola partita di lunedì e precisamente la Nerossi Vicenza. Un recupero, perché... certo. No, non fu un recupero. Si giocò all'indomani perché c'era nebbia. La domenica c'era la nebbia. C'era la nebbia che non riuscivamo a trovare l'ingresso dello stadio. Sì, non si vedeva niente. Poi perdemmo con un gol in fuorigioco. Rossi si scusò anche per quel gol. Peppino, dicevi qualcosa? No, vi vorrei raccontare un mio aneddoto personale, perché è legato a quella partita che abbiamo visto, le immagini, che fu la mia prima volta a Milano, poi Milano è stata la mia seconda città della mia vita. Era la prima volta che io ero diciottenne, andavo a Milano e andai col treno bianco-verde messo a disposizione per i tifosi. Lasciai i miei compagni di viaggio perché volevo salutare un mio amico milanese, poi non lo beccai, all'epoca non c'erano i telefonini, e quindi mi avviai verso lo stadio e in attesa di trovare i miei amici che poi avrei trovato nella curva, andai a pranzo in un ristorante di fronte San Siro. Io ordinai, credo, il tipico menù milanese, risotto alla milanese e cotoletta alla milanese, e di fronte a me si sedette un altro tifoso dell'Avellino che era ancora più evidente, con sciarpe, bandiere, cappelli, io ero da solo, quindi ero in incognita, e lui fu capace di ordinare una sola bottiglia di acqua minerale e poi cacciò tutto il pranzo dal suo zaino e credo che mangiò meglio di me. Quindi questa pure è stata, è un ricordo che ho da ragazzo, poi ci ho impiegato 2 anni per ritrovare quel ristorante, io ho una fotografica, quindi ho individuato quella piazza tra il San Siro e l'ex Trotter di Milano, solo che il ristorante ora è gestito da cinesi. A proposito di ristoranti, qui abbiamo visto Gazzaneo che era con me a tavola, insomma, sì. Allora si parlava anche di questo aspetto culinario, anche se ci si organizzava spesso con la colazione a sacco. Mimmo forse voleva dire qualcosa? No, conoscendo Peppino penso che quando questo signore ha tirato dallo zaino panini, qualcosa in più, soppressate, Peppino subito ha detto: io sono d'Avellino, facciamo conoscenza, giusto? No, vabbè, ma io ero un ragazzino, adesso non ricordo perché sono passati purtroppo tanti anni, ma diciamo il ristorante era quasi... Sì, però una fetta... Quasi tutto gli avevi... Una fetta di soppressata, dai! Carmine, poi proprio in questi giorni ho avuto un altro aneddoto da Antonio Pascotto, che ti aveva accompagnato in questa trasferta televisiva nel raccontare sia a Como che a Milano, mi sembra, giusto? Sì, sì, entrambe le facevo. Che mentre probabilmente su Como voi prendeste il treno? Sì, prendemmo il treno, a Milano inventammo uno stratagemma. Avete fatto l'intervista nel treno, ma l'avete... Bravo. Senza dirlo al nostro direttore, che era contrario a queste cose perché voleva il viaggio con i tifosi, ma noi volevamo essere freschi per poter raccontare, perché esatto, speravamo nella salvezza, poi non arrivò e devo dire buttammo via tanto materiale, avevamo girato di tutto e di più, ma non aveva più senso dopo quel pareggio, perché l'Avellino era scivolato in Serie B. Avete ricordato degli aneddoti? Io ne ho uno in particolare per capire anche la genuinità della tifoseria irpina. Ricordo
andammo con un treno verde a Bergamo, finì 0-0 quella partita, sempre il primo anno dell'Avellino in Serie A, e c'era un signore dall'alto della curva dello stadio di Bergamo che era lì a mezze maniche, un freddo tremendo, e c'era questo signore che si vedeva che veniva dalla campagna con 5-6 filoni di pane in una busta e che gridava da solo "Forza Lupe". Questa, diceva Lupe, sbagliando la vocale finale, questa immagine che fece sorridere un po' tutti, insomma, mi fa ricordare di come anche chi non sapeva quasi nulla di calcio vivesse questa passione con straordinaria energia, con straordinario attaccamento. Sono tanti i messaggi, ma siamo arrivati, credo, alla fine, già pronta la sintesi di questa partita. Ce la vediamo insieme per raccontarvi attraverso le immagini del Bonolis la sfida tra Teramo ed Avellino, con Avellino che era partito bene con questo tiro che termina comunque largo sul fondo provato dal numero 11 Fella, però arriva subito la doccia fredda perché su palla inattiva passa la formazione di casa. Rivediamo questo fallo sulla tre quarti, arriva questo calcio di punizione in mezzo all'aria con un difettoso rinvio di testa, il gol di Bombaggi che va a gonfiare la rete per il vantaggio del Teramo, dunque gol di Bombaggi all'ottavo minuto. Avellino che si è fatto trovare impreparato, non è la prima volta ovviamente che succede, anche questa è una questione di testa e anche di attenzione sulla quale dovrà lavorare sicuramente il mister nel rivedere quanto accaduto a Teramo. Poi ci vuole anche tanta fortuna perché il pallone schizza proprio lì, diventa un rigore in movimento, nulla da fare per il portiere Irpino. C'è forse anche una deviazione da parte di un altro giocatore del Teramo. L'Avellino prova a riorganizzarsi e accenna una reazione con questo colpo di testa bloccato senza problemi da Lewandowski, che ha un nome importante. Sonny D'Angelo qui ha fatto un po' le prove generali. Calcio di punizione affidato da Loi che non becca la porta, conclusione da dimenticare. Anche qui bisogna migliorare molto sulle conclusioni da fermo perché l'Avellino può far male. Avellino che si affida anche a questi lunghi lanci dalla corsia laterale sulle rimesse e sulle ripartenze. Occhio al Teramo perché può sempre far male, vista la coppia molto mobile in attacco. La retroguardia irpina però si chiude bene. Avellino che chiude la prima frazione di gioco in attacco facendo leva su un Bernardotto scatenato, anche queste conclusioni dalla distanza che però risultano ancora una volta imprecise. Ancora una ripartenza con giocate tutte di prima e il pallone che arriva a Bernardotto che però calcia sul fondo, ma gioco praticamente fermo perché l'arbitro aveva già fischiato in precedenza. Rivediamo questo lancio e l'inserimento di Bernardotto che forse commette fallo in questo episodio e quindi il pallone poi termina sul fondo e si riprende con un calcio di punizione a favore del Teramo. Ancora una punizione per l'Avellino e ancora la mira non è precisa con la sfera che si spegne al lato. Qui è Lewandowski che rilancia, anzi è il portiere Irpino Forte che commette una leggerezza con questa conclusione che poi termina sul fondo e arriviamo al momento in cui l'Avellino fa sul serio. Bernardotto entra in aria, viene affondato e quindi calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, molto falloso questo giocatore, avrebbe meritato il giallo in più di una circostanza. Calcio di rigore affidato a Sonny D'Angelo, intuisce ma non può arrivarci. Lewandowski 1-1, pareggia santo Sonny D'Angelo e riporta in partita l'Avellino in un momento in cui sembrava difficile poter riacciuffare il pareggio perché il Teramo si stava difendendo bene, l'Avellino come abbiamo visto peccava nella mira non essendo stato preciso fino a quel momento. Ancora la rete realizzata da D'Angelo dagli 11 metri, intuisce come detto Lewandowski ma non può arrivarci e proprio dopo il pareggio si rende pericoloso il Teramo, ma a gioco fermo arriva il gol, c'era posizione di fuorigioco abbastanza evidente e quindi la rete del Teramo viene annullata. E rivediamo ancora questa giocata
con il Teramo che era andato a bersaglio, però come detto in posizione di fuorigioco. Prova a rendersi pericoloso ancora l'Avellino affidandosi sui nuovi entrati, ma chiude bene la porta Lewandowski, questa volta sul tiro dalla distanza. Arriva un brivido però per l'Avellino su questa uscita di forte, insiste il Teramo che cerca con Pinzauti di rendersi pericoloso. L'Avellino difende anche in questa circostanza. Insiste sulla destra, dove dopo l'uscita di Tito ha sofferto un po' l'Avellino, e proprio Pinzauti va a sfiorare il pallone di testa colpendo il palo e ringrazia forte dopo aver raccolto il pallone. Teramo che è andato vicino al nuovo vantaggio, rivediamo con questo pallone accarezzato da Pinzauti, blocca a terra l'estremo difensore biancoverde. Chiude in attacco l'Avellino, ma ci prova soprattutto dalla distanza, e conclusioni che però sono ancora una volta imprecise. Quando ha centrato la porta è stato bravo Lewandowski. Termina 1-1 la sfida del Bonolis tra Teramo ed Avellino, sostanzialmente un risultato giusto, con il Teramo che quelle poche volte che si è affacciato dalla parte di forte ha messo i brividi all'Avellino, perché la retroguardia irpina è andata un po' in bambola, ha sofferto più di tanto contro un avversario comunque organizzato in mezzo al campo. Abbiamo rivisto le azioni salienti di questa partita. Commenti finali, considerazioni finali a questo punto, cosa vi aspettate da questo 2021? Chiedo sia calcisticamente che per quanto riguarda il basket a Peppino Iaverone. Beh, io mi aspetto che ritorni il pubblico sia allo stadio che al palazzetto. Credo che quella debba essere la cosa sulla quale dobbiamo lavorare tutti, noi cittadini e chi ci governa, perché vedere lo stadio o il palazzetto vuoto veramente è di una tristezza. Io non so come fanno ad avere la forza i calciatori a giocare senza pubblico, penso che sia molto difficile. Quindi spero che sia questa, diciamo che il 2021 ci riporti allo stadio, ma anche per noi, per vedere la partita, per soffrire, per godere di, anche di una sconfitta, magari di un pareggio, però riportateci a rivedere le partite. Mimmo Rossi, insomma, un 2021 carico di aspettative, ma ovviamente pensiamo innanzitutto alla salute, poi è chiaro che parlando di sport ci auguriamo il meglio per le nostre squadre. È fuori dubbio, io credo che con l'inizio del prossimo campionato di calcio, ma anche di basket, ci sarà il ritorno dei tifosi, visto e considerato che si dovrà accelerare questa opera nella trasmissione del vaccino in tutta Italia, ragion per cui credo proprio che ad inizio della prossima stagione calcistica si possa vedere di nuovo il pubblico sugli spalti, sia per quanto riguarda il calcio, ma anche per quanto riguarda le altre discipline sportive. Questo è l'augurio che ci facciamo un po' tutti per tornare alla normalità, perché fino a questo momento di normalità c'è poco, se non la normalità dei conteggi che si fanno quotidianamente tra le vittime del Covid, tra i nuovi le nuove persone che sono state contagiate, e questo veramente ci dispiace tantissimo. È ovvio che questo incide anche a livello sportivo, ricordiamo quello che è successo a Caserta, ma potremmo fare anche degli esempi in categorie superiori. Il Covid è un problema che devono fronteggiare tutte le squadre, chiaramente chi ha subito di più sotto questo aspetto ha perso non pochi punti per strada. Sono tante le richieste, certo, perché insieme abbiamo raccontato tante partite, tante storie del basket, del calcio in più categorie. Qualcuno chiede a Mimmo Rossi magari di rifare anche la telecronaca del gol di Calvaresi, a me qualcuno ha chiesto quello di Kutuzov, ci sono richieste anche che riguardano Peppino Iaverone.
Non so se qualcuno di voi se la sente ancora di fare un minimo di telecronaca, però vedo che già no, io vi dico le lacrime escono di nuovo. Sì, dimmi Peppino. Probabilmente lo sport ha guadagnato, non lo so, con Sky, le dirette, vediamo, riusciamo a vedere tutte le partite, riusciamo a vedere la partita su Eleva Sports, però non permettere alle televisioni private di neanche di entrare allo stadio, neanche di entrare al palazzetto, neanche di fare le mie riprese, neanche di fare le cose, perché noi, non perché noi eravamo migliori di quelle di Sky, ci mancherebbero, sono bravissimi, le partite le fanno bene, ma noi abbiamo le nostre esigenze, noi abbiamo la passione che non potrà mai avere nessun grande professionista. Quindi perché dico questo? Perché sulla promozione, per esempio, della Scandone in Serie A non c'era ancora tutto sto casino delle televisioni dei grandi network, e abbiamo le riprese, abbiamo le interviste, così come anche per la partita che abbiamo visto di Milano. Sulla Coppa Italia non abbiamo nulla, perché magari o qualcuno probabilmente come me o come te non c'era, che ci ha creduto di andare a Bologna a fare le riprese, o perché forse Sky aveva l'esclusiva o la Rai. Quindi ritengo che l'emittenza privata locale sia quella che veramente ci consente di avere la libertà di opinione, perché potranno anche esserci dei piccoli interessi locali, ma sono degli interessi veramente molto piccoli da parte di pseudo o editori o comunque, ma diciamo che l'editoria locale è quella che permette veramente di avere di costruire la libertà di opinione nel nostro paese e nelle nostre città. Quindi questa limitazione che abbiamo nel dover non poter fare le riprese, non poter fare più di 30 secondi, più di un minuto, non possiamo far vedere le curve, non possiamo far vedere i tifosi, è molto limitante, e credo che questo sia veramente un limite, soprattutto per le categorie più importanti. E certo, anche perché in passato si diceva che anche i giornalisti, la stampa, erano un punto di forza di un club che lottava per traguardi importanti. Però non si può essere poi dalla stessa parte se non hai la possibilità di documentare anche episodi che non vengono raccontati nelle immagini di chi ha l'esclusiva. Oppure addirittura ci sono società che producono una partita, quindi anche parlando televisivamente in proprio. Questo significa che determinati episodi poi nelle sintesi non vengono riportati, e sicuramente scema proprio quel senso di appartenenza che forse a volte è eccessivo, però che aggiunge passione e, come abbiamo visto dalle lacrime di Peppino, anche commozione. Mimmo Rossi, ce lo vuoi fare questo gol di Calvaresi, o anche stavolta ti rifiuti? Perché le richieste sono tante. No, mi rifiuto, non perché... lo stiamo vedendo, vai Mimmo, vai, Calvaresi! Sinistro, la palla in rete. No, però non l'hai detto così. Regia, torniamo indietro, perché voglio sentire il Mimmo Rossi dei bei tempi, perché mi hanno chiesto il gol di Rivaldo. Quindi mi devo preparare anche io psicologicamente. Preparati al gol di Rivaldo. Comunque questo è un classico, bellissimo gol, perché c'è lo stop di petto, fa scendere la palla e con il sinistro manda il pallone proprio all'incrocio. Imparabile completamente. Guardalo. Quanti gol fece Calvaresi quell'anno? Non ricordo, se forse solo questo. Ricordate voi quanti gol fece Calvaresi? Non ne fece molto. Ma ne fece uno pesante, però, insomma, perché conosciamo la rivalità. Conosciamo la rivalità, e quindi lo rivediamo. Stop di petto, lascia scendere il pallone e il sinistro sotto l'incrocio dei pali, insomma, da manuale del calcio. Il Mimmo Rossi a microfono spenti dà soddisfazione, quindi potresti ripeterti, Mimmo. No, dai, per il momento no. Lo aspettiamo, magari un giorno ci racconterai Calvaresi. Ancora il pallone nel mezzo, messo fuori, insiste l'Avellino, allontana il Foggia, il sinistro di Rivaldo, gol! Beh ragazzi, insomma, io mi sono sforzato, ho fatto il massimo, sto al gioco,
Spero di aver accontentato Emily, non ridete troppo perché anche io nel riascoltarmi sorrido, però so che poi è diventata una sorta di suoneria. Devo dire che nei primi tempi badavo molto alla professionalità, Mimmo, accantonavo l'aspetto passionale, che invece è importante perché poi essere troppo professionali spegne anche il racconto delle partite. Scusa se ti ho interrotto, Mimmo. Ricordo questo gol che lo vidi tra le gambe di un collega che oggi è molto amico di Peppino, che oggi lavora, se non sbaglio, a Tino, il quale era salito sul banco della sala stampa. Quindi ho visto questo gol e lui l'aveva chiamato già prima perché aveva preso le misure di Valdo, no? E poi l'abbraccio con Carmine, diciamo soltanto il nome, con Carmine ci siamo abbracciati e ci siamo trovati poi giù negli spogliatoi. E in effetti succedevano queste cose di rotolare giù dagli spalti. Io ricordo accadde nel ribaltone contro la Salernitana sul secondo gol. Noi ci credevamo a quel punto e sul secondo gol di Kutuzov mi ritrovai 5-6 scalini più giù. Eravamo lì nella tribuna Montevergine, una postazione di fortuna, perché poi nelle partite di cartello c'era sempre poco spazio. Dobbiamo chiudere. Potremmo raccontare tante cose con queste immagini di festa, è bello chiudere con queste immagini, buon auspicio. Chiudiamo con il nostro sondaggio, vince Bernardotto, migliore in campo, 90%, Aloy 4%, D'Angelo 3%, Adamo 2%. Così hanno votato su Facebook, sulla nostra pagina, quella di Sport Channel 214, tifosi del Lupo, grazie a Peppino Iaverone da Milano, grazie anche voi, per grazie le tue lacrime. Grazie dei ricordi. I ricordi ce li hai regalati tu. Grazie Peppino per la tua passione. Un abbraccio carissimo amico, un abbraccio virtuale anche a Mimmo Rossi, d'Aiello del sabato. Qual è la leggenda? Buona serata a tutti. Qual è la prossima leggenda? Ce la vuoi svelare? No, non posso svelartela in questo momento. Sei molto ermetico, Mimmo. No, ci siamo un attimino fermati anche perché non potendo uscire dalla regione, avendo dei problemi proprio logistici per spostarci, abbiamo voluto tirare un attimino il fiato e capire che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Naturalmente aspettiamo anche i provvedimenti nazionali, anche perché non è che vai a seguire una partita e quindi ti puoi muovere con molta facilità, ma devi andare con una truppa a fare un servizio nell'abitazione di un personaggio. Certamente. Grazie ancora a voi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, ai tecnici, alla redazione che hanno collaborato a questo dopogara di Sport Channel.